sola luce di un'idea, riflesso dell'amore quando l'amore crea. Siamo il riflesso, la luce di un'idea, riflesso dell'amore quando l'amore crea. Chakra del cuore, profumata orchidea, rosso vivissimo che per amore crea. Chakra del cuore, profumata orchidea, rosso vivissimo che per amore crea. Noto dai mille petali come stelle in apnea, musica del silenzio quando l'amore crea. Noto dai mille petali come stelle in apnea, musica del silenzio. L'amore crea parola e melodia, canta la ninna nanna di un sogno in armonia. Questa è una delle macchine inutili del periodo futurista, proprio alla fine di quasi di questo periodo, dove le forme sono ritagliate e sospese nell'aria, per cui basta un piccolo soffio d'aria e le forme ruotano, dove, per cui dietro sono di un altro colore, di un'altra forma, e la composizione cambia continuamente. Allora qui c'è della mutazione dell'insieme, del dinamismo, eccetera. Questo è un disegno di un possibile oggetto da sospendere per aria, difatti il titolo è Macchina Aerea, di cui questo è un campione, un modello. Questa è una costruzione tridimensionale che parte da un triangolo di metallo che è stato suddiviso a triangoli e poi a sua volta piegati, per cui vengono fuori queste forme tridimensionali da una forma bidimensionale. Questi sono alcuni disegni, ne avrò fatti circa qualche centinaio, di possibili combinazioni di un principio di percezione visiva che io chiamo negativo-positivo, nel senso che di fronte a un'immagine così, senza domandarsi che cosa significa, perché queste cose non significano ma sono un'immagine nella quale non si può definire qual è la figura, qual è il fondo. Cioè se io guardo bene, il fondo può essere questo nero e questo bianco viene in primo piano. Se io invece guardo il nero, guardo il bianco, allora il nero viene in primo piano. Ed ecco qui un dipinto negativo-positivo che è stato fatto con questo principio. Come vedete ci sono diversità di misure, di spazi, di zone bianche, di zone nere, una zona di colore, un'altra piccolissima, in modo che l'occhio può spaziare in questo spazio. Questa è una scultura fatta di lamiera
che nasce dalle sculture da viaggio di cui poi vi spiegherò. E queste sculture sono fatte tagliando un foglio che può essere o un foglio di carta, cartoncino, metallo, come si vuole, e poi con delle cerniere si può piegare, modificare lo spazio, creare delle composizioni. Questa è una serie di sculture da viaggio che io ho fatto un po' per gioco e un po' anche per ricerca, per vedere se si può, soltanto partendo da un foglio bidimensionale, creare una costruzione che sia a tre dimensioni. Per esempio questo qui è piatto, ma se io lo piego prende corpo e si vede una scultura a tre dimensioni, perché scultura non è soltanto quello scolpito col martello e lo scalpello, ma anche queste cose qui che si possono portare via così, oppure se sono più piccole si possono mettere nella valigia. A Napoli, per esempio, c'è una di queste sculture qui molto grande sul porto. Qui ce ne sono delle altre, anche queste sempre sculture che sono ricavate da forme piatte. E queste sculture possono essere anche costruite, invece che con un foglio di carta, di cartone, possono essere costruite anche con metallo. C'è un bellissimo acciaio che si chiama corten e che diventa ruggine una volta per sempre. Quindi è il materiale col suo colore e la sua pelle. E queste sono molto belle anche come colore, soprattutto se sono davanti al mare. Quello che vedete qui adesso invece è un oggetto che si chiama Flexi, si chiama Flexi e non si vede molto perché è fatto di fili d'acciaio con una sottilissima struttura, per cui questi qui, secondo le posizioni come si mettono, creano degli spazi diversi. È una ricerca sulla topologia, perché l'oggetto cambia forma senza cambiare la dimensione dei suoi lati. Queste sono macchine che ho costruito inutilizzando un movimento da orologeria, per vedere se è possibile far fare a queste macchine dei giochi anche divertenti e non soltanto una ripetizione continua di un movimento. Questi sono dei dipinti, si potrebbe dire, gestuali, dove il colore veniva sparso con una certa energia, che sono stati fatti contemporaneamente al periodo dei negativi positivi. Thank you.
Questa è un'opera degli anni Ottanta e rappresenta se stessa, cioè non rappresenta né un paesaggio, né un ritratto, niente, proprio è se stessa. Allora che cos'è? È un'opera intitolata Olio su tela e questo è nato perché molti collezionisti, cioè non molti, alcuni collezionisti mi hanno detto mi piacerebbe tanto avere caro Munari una sua opera, ma lei non fa mai olio su tela. Allora io ho detto va bene, lo farò. Allora sono andato a cercare tutti i tipi di tele grezze che già hanno un colore, per esempio il lino ha un colore verdolino molto bello, mentre la juta ha un colore scuro, eccetera. E poi sono andato a cercare all'Istituto di Ricerche per i Cosmetici di Milano quanti tipi di oli ci sono. E ci sono oli chiari, scuri, verdi, gialli, l'olio di lino è giallo per esempio. E allora io ho usato queste tele, ho messo alcune gocce di olio in punti strategici e le ho esposte. Se voi vedete anche le pieghe fanno parte della tela come composizione e queste sono macchie di olio di lino su tela di lino. Per cui questa è un'opera che si intitola Olio su tela. Questa qui invece è un'altra opera che si intitola Olio di tec su garza e va a finire fino lì. Questo si potrebbe dire che è un modello di un ambiente molto grande, grande 10 metri, non so, che ho trovato su una collina che si chiama Monte Olimpino, che sta vicino a Como, tra Como e Chiasso, e in questa collina ci sono questi rami che sono secchi, abbandonati, c'è poca gente, non c'è nessuno che li raccoglie perché pensa che sia roba da bruciare. Invece, considerandolo come un modello di un grande ambiente, è una cosa molto suggestiva perché se io comincio a legare dei fili bianchi in mezzo a questi rami che ho accuratamente raccolto, pulito e tolto tutte le cose che disturbavano, si arriva a fare questo modello che è veramente suggestivo, anche perché io posso metterci un'altalena che dondola in mezzo a queste fronde. Quando facevo parte del movimento futurista, conoscevo Marinetti, De Pero, Prampolini, non Boccioni perché ormai non c'era più, e neanche Sant'Elia, ma con tutti gli altri futuristi si discuteva sempre di questo splendore meccanico, delle macchine, eccetera. E, però io in quel periodo, che era ormai il periodo dal quale poi sono uscito dal futurismo, perché avevo constatato che il futurismo voleva valorizzare lo splendore delle macchine, il movimento, la velocità, la mutazione e tutto, però per comunicare usava dei mezzi troppo statici che sono la pittura e la scultura, per cui lui il movimento lo fermava dentro una scultura e una pittura. Allora io ho pensato, perché non prendere queste forme, farle libere nello spazio, sospenderle con dei fili, in modo che secondo
il movimento dell'aria, queste forme giravano e si componevano continuamente, per cui la composizione era il movimento.